Modalità angioletto. Attivando questa modalità per cambiare alcuni aspetti del gioco che saranno meno violenti, sanguinosi e provocanti. Stiamo giocando a Bayonetta. Io la provocazione, il sangue, le botte, le pizze le voglio tutte. No, Madame Butterfly, vero? Such no. Wow. Infatti mi stavo chiedendo perché lei non potesse evocare Madame Butterfly. Ho fatto cazzo, puoi evocare Gomorra, l'ira di Cristo Redentore, ma non puoi evocare la nostra best waifu. Ti fanno la spiegazione del rincoglionito e ti dicono vai nel menu e scegli la signora. Madonna. Non devo guardarla. Non orgasmare, Madame Butterfly, che già io mi devo trattenere perché sto in live. Madame Butterfly, vediamo che sai fa. Vediamo. Ma proprio full size. Vediamo se fai... Oh, Madonna, posso evocare Madame... Ma io uso sempre Madame Butterfly, ragazzi, mi dispiace. Ma il lato simp che è in me, me ne frega un cazzo che non se può più di. Non lo sto usando come offesa, mi sto indicando a me stesso. Io devo usare Madame Butterfly, per forza. Che cazzo è quel coso là? È passato coso di Final Fantasy VII. Ma cos'è quel patatone là dietro? Voglio shakerarlo. Ma quel... mi spiegate che è, cos'è quella mascotte là dietro? Ah, ok! Grazie, Rodin! Grazie, Come c'è, Shire? Demoni infernali, Gomorra, c'è anche il modello. Ah, ti dice le cose che sa Viola. Fare a brandelli ogni cosa avrebbe pure delle zampe carine, ma vabbè. Che bello. Ma raga, ma è veramente come Pokémon. In basso a destra c'è l'impronta della zampa. Ci sono l'altezza, il peso, il luogo natale, l'età. Questa l'hanno fatta per prendere per il culo Pokémon. Questi sono checkpoint comunque. Sono proprio checkpoint uno a uno. Io li spaccavo perché sono una bestia di Satana che vede un muro o qualcosa. Unga bunga donga banga. Po! Sopra. Fortissimo. Ginnungagap. L'ambisso del Ginnungagap. Che se per sbaglio fate un lapsus, istambannati dalla vita. È un attimo, c'è il ban dietro l'angolo. Cosa fa lei con il suo? Fa vedere. Signora, non mi... calma, perché cazzo. Non so chi guarda... Non so se guardare la waifu enorme o questo coso. Ma che cazzo sta succedendo? Ma siamo arrivati 5 minuti a fottuto Tokyo. Già puttanaglio. Ma poi guarda come drifta sta cazzo di lucertola. Immagina la gente che arriva mentre facciamo ste cose. Guarda come scappa, porco cari! Sa di essere il più piccolo a sto giro. Raga, non mi chiedete che cazzo sto a fare perché non lo so nemmeno io. Sta sopra delle barche! Ma che cazzo sta succedendo? Sì, ho capito, ma qua uno come dovrebbe sopravvivere? Ecco, questa è una scena bella, dai. Non... Ma come l'ho fatto, Platino? Sì, che bello. Ma siamo... Che bello, c'erano tutti i multiversi. Siamo a Shibuya. Attacchi torturanti. Oh, ci sono ancora! Sì! Scusate, ci sono ancora gli attacchi torturanti. Fai la codata, Gomorra. Grazie, bello. Mio! L'hanno mantenuto, scusa, perché ci ero rimasto un po' male, purtroppo. Ah! Un demone senza briglie? Che cazzo? Non lo voglio! Catturalo subito! Usa una Pokéball! Ecco, la Pokéball è pizza sui denti. Ma guarda che questo sembra un Earthless. Lo so, ecco, va bene. Vabbè, abbiamo capito, questa è molto più sadica. Rispetto alle altre baionette... Cioè, già baionette è sadica, questa mi sa un po' più... Senti che musica! È il rabbundo del crepuscolo, Strider. Ha seccato Madame Butterfly con un pizzettone. Punisci. Ah, fanculo. Oh, con la... Ah, gli mette la museruola.
Bellissima che sei, cazzo. Guarda, proprio questa sadica sfac, eh? Tu sì che sarai un bel cucciolone da avere nel party. Guardali come li sciotta. Zio, fatte mette sta museruola e basta e non rompere i coglioni. Seems like you're ready for the leash. Grazie, vai. No? Sit for mommy. A parte che sembra uscito da Kingdom Hearts, raga, ma davvero nei colori. Madame Butterfly sta facendo una cosa brutta, ok. Cioè, Madame Butterfly è tipo... Mamma, oh! Sta a fare cose! Vieni a menaglia, per favore. Occhiata succube. Questa tecnica consente di evocare un demone infernale quando baionetta lampeggia mentre sfera il colpo di grazia per un attacco finale devastante. Questa tecnica consente di contrattaccare... Ah, puoi fare il parry col demone! Ma che cazzo sei di... Cioè, puoi fare sia adesso le finisher col demone e i parry. Proviamoci. Ok, questa vedete, questa è un'altra cosa, cioè si sta evolvendo anche durante il game sta roba. Ma stai calmo. Lady Butterfly, sfondagli il topo buco di culo. Ah, ok. Cioè proprio c'è un'animazione unica per la cazzo di combo. Ma questa come fa? Ma questa l'hanno ispirata a Jolene. Beh, comunque non so... Perché comunque, cioè, dire che questa baionetta sta per stirare è greve, perché comunque è baionetta. Ed è un altro universo, ma è baionetta, cazzo. Eh sì, è diventato Quillag. Controlliamo lei adesso. Bella come idea, cazzo. Baionetta alternativa. Avendo vissuto in un altro mondo al di là di Ginnzemegna, le sue esperienze e le circostanze sono cambiate, ma rimane pur sempre baionetta, quello che stavo dicendo. Ma che bello, cazzo. Qui. Questo e fai così. Ma che bello, l'unico ragno che adorerò mai nella mia vita. Cazzo, pure questa comunque è mobility a stecca, raga. Questa è tanta mobility. Cazzo, bellissima però. Altre circostanze. Questa è la cosa del multiverso che è bellissima. Quindi questa è proprio la scusa che hanno avuto per sperimentare a completo tutto tondo. Madonna mia, comunque è bello il design di queste cose. Per adesso sembra uno dei miglior concetti di multiverso che ho mai visto. Però intendo la saga. Ah, perché non era un pisello volante. Era solo la testa. Arciridescent, giga unità tattica. Ma stai evoca! No, che cazzo è peggio? Ma che... città Godzilla. Chiamalo Godzilla. Gomorra Supremo. Che cazzo sta da lì? No, raga, aspettate. C'ho la pelle d'oca. C'ho la cazzo di pelle d'oca. Dio Cristo. Ma scusate, ma sta baionetta, ma quanto figa e potente rispetto alle altre. Vabbè, no. Chiamarlo Godzilla era troppo copyright. Sì, comunque è un combattimento tra kaiju questo, palesemente. Poi stiamo in Giappone. Perry! Mamma mia! Codata! Gomorra usa colpo coda, la prima volta che fa danni. Pizzettone tattico! È proprio un bitch slap, ya. Puttana!
E via. Apoteosi, io sono curioso dell'apoteosi di sto coso. Vabbè, le mie tanto le retine non mi servono. Una railgun, si ma... Ma io c'ho il cazzo duro. Un nuovo universo così. Vai, si accettano scommesse. In che universo andiamo? Secondo me è aperta quella che aveva detto Panzi, del saggio di Lumen. Sarebbe figo. Adventure Time. No, non di quel tipo. Forse Bayonetta 1-2? O dove c'è Bayonetta maschio? L'avranno messo un baionetto? Sai che bello se andiamo nell'universo dei Devil May Cry? Potrebbe? Dove andiamo? Allora, mi aspettavo tutto fuorché andare sulla grande muraglia cinese. Vi giuro, tutto mi aspettavo. Ma scusa, ma allora la baionetta di questo luogo com'è? Oddio, non è che adesso la regina è cosa? Adesso la loro regina è Bayonetta. Guardate. Perché in questo luogo io, visto che è governato dai cinesi questo multiverso, i gatti, dove cazzo li trovo? Al ristorante, è l'unica. Albi, cioè io dove lo dovrei trovare un gatto sulla muraglia cinese? Cioè sarà la colazione loro, come minimo. Ok, però non è che... Oh, oh, oh. Gatto di merda, vieni qua che te cucino. Le... Settle down, ma te cucino, quanto è vero Dio. Perché tua figlia, il tuo soft side, è perché questa è la figlia di Bayonetta. Io l'ho detto. C'avete gli stessi cazzo di occhi. Uguali. Mi ci gioco tutte e due le palle, l'ho detto. Poi magari perdo le palle. Però, il mio istinto, multiverso. In ogni gioco ci sta questa cosa delle madri. Nel primo lei fa la mamma, nel secondo lei incontra la mamma. Dai sto 5. Oh, Fuck yeah, che bellina però che è viola. Che cucciolina. È figlia di Bayonetta e di Luca. Quelle movenze che usa Luca quando Bayonetta gli spara. Sì, raga. Sì. Quindi alla fine Luca è riuscito a battere Chiodo. In uno dei 1500 multiversi ha battuto Chiodo. E tra l'altro ha battuto, penso, il Chiodo più prezioso del multiverso. Perché con Bayonetta, cazzo. Epoca c'è Shire. C'è il tira proprio la katana. Ah, fanculo. Ma è enorme. Oh mio Dio. Scusate. Ok. Ah, ma combatte da solo lui. Eppa. Ah, è vero che non c'è il Sabbath. È Perry. Meglio. Più facile. Che bella. Poi la musica sua pure. Eppa. Che bello che c'è Shire, tra l'altro. Questa è una boccata d'aria fresca, sinceramente. Per chi gioca ai Devil May... Che bella! Per chi gioca ai Devil May Cry, è come quando su Devil May Cry 5 vi fanno giocare tutta la prima parte con Nero. Nero, tra virgolettoni, è complesso, ma è tranquillo, non è... Poi voi tornate con Dante, che ha 35 pose, 27.000 armi, e voi fate... Ah, ok, adesso capisco. Però lei mi diverte veramente tantissimo da giocare, perché è molto molto più semplice, però è molto molto più giocosa. Sto facendo schifo. Nebulus, umanoide d'asfalto leggero, si sono evoluti, attenzione. Ma che cazzo fa? Allora, mi fate andare un attimo in modalità Sabaku, per favore.
No? Non si fanno i diti medi. Dai, scusate, no, perché bisogna un attimo far capire al gioco che comunque qui comanda il giocatore. Ci sta per salvare. No, ci salviamo da soli. Molto easy. È figlia di Luca. Ti stanno mettendo tutta questa roba per farti vedere le sue due parti, no? C'ha la sfiga barra umanità di Luca e c'ha la fighezza del Bayonetta. Fa anche le sue pose. A questo punto mi immagino non stanno assolutamente cercando di nasconderlo, ma mai nella vita proprio. Bravi, perché tanto si sarebbe capito da robe di design, di comportamento, e fare il finti tonti non andava bene. Perché penso non ci sia niente di più anticlimatico di tu stai ingrifato nella cosa, no? E poi ti fanno, plot twist, questa cosa. E l'ho capita da inizio game. Le palle sono sale. Ma sì, ma usa le tombe del primo, si mette in posa, fa lo schiocco. Magari il padre non sarà Luca, però usa il rampino, è sfigata come lui. È troppo, tante somiglianze. Questa roba qui, cioè la modalità foto, cioè guardate che cazzo di roba. Cioè di design comunque le trasformazioni sono veramente fighe. Ha dei capezzoli che sono delle spine grosse così, come ho già detto. Però di design è veramente fantastico, perché quando corre va su questo trono di spine, perché giustamente è una regina. Bellissima di design. Poi bellissimo questa sorta di fiore che c'ha in testa senza che vede. Veramente veramente bello. Vediamo anche questa, che io voglio vederla davanti come fa sempre poppe, perché le poppe sono belle, ragazzi. Guardate che belli gli occhi. Ecco, posso zoomare ancora più. Guardate che bello che è questo smirk. Questi sono dettagli che tu giustamente piottando costantemente non noti. Cioè quando cazzo ti metti a vederla così in faccia, raga? Cioè quando lo noti, il fatto che mantiene il cuore della strega, lì sotto ci sono due onga bonga enormi, tutto il dorso che è lavico, veramente veramente bella. Questi sono dettagli che qualcuno ci ha speso tempo, ed è giusto osservarli. Tiro Cumulus, mega manuale tattico dei cazzi in culo, che madò. Molto simile Fenice, quello che ha dietro pavone. Arriva la nostra baionetta alternativa sul trenino, ciuf ciuf, che balla sempre, perché sì. Che bella tutta in versione cinese. Per chi è nuovo controlla così i demoni. Oh, bellissimo. La riconosce come alleata. Bella poi con tutte le cicatrici. Questa è molto più vissuta e forse pure più anzianotta. Minigame mentre scappiamo sul treno. Ok, va bene. Mira e spara. Stavo leggendo i sottotitoli, pezzo di merda. Secondo te io sto capendo qualche cazzo qua in mezzo di doppiaggio? Speriamo che non muoiono tutte le baionette che incontriamo, però, perché mi dispiace. Ci ha preso? Non ci ha preso. Il Polar Express, per chi conosce, ragazzi. Dacci due. Lui è ispirato moltissimo a... come si chiama? Wukong? Che deve fare? Guardala come si diverte. Gli ha sgommato, infatti. Oh, dai, però non morì a cazzo, mo, Sì, vabbè, però Bayonetta non se fa frega in sto modo rincoglionito, Cioè, questo no. Ok, questo è greve, non l'ha uccisa, la sta assorbendo. Ah, si è fuso, madonna. È diventato praticamente il Susanoo mischiato a Kurama. Sì, è ispirata a Wukong, vedete che ci avevo preso. Adesso anche il bastone. Arcipiromunculus, mega unità tattica di spaccaculi. C'ha la nuvola pure. Sta... chi sta evocando a sto giro? Si è ristrappata il cuore. Ah, side boobs enorme, sì. E under boobs pure. Ha evocato un arci Madame Butterfly.
Quanto cazzo è grande poi! Sì, però non ti puoi strappare il cuore così a caso tu. Bellissima tra l'altro, guardala quanto sensuale che si fa il bagno nelle nuvole. Credo sia nuvola. Che bella Madame Butterfly, cazzo. Eh beh, ma me lo dico. Regina Butterfly, signora Donice Fulgido. Esti. Ma così? Che vuol dire? Soffio di bolle, colpo di bolle, lancio di bolle. Cioè si sta facendo il bagno nel mentre? Che tra l'altro dietro c'ha un demone. Cioè, il suo demone ha un demone. Quanto ispirata a Wukong. Per chi non conoscesse, tipo, è una roba sgrava sotto qualsiasi punto di vista. No, si è girata di fianco la nostra bellina. Ok, adesso ne devo gestire due. Ok, non l'hanno fatta durare un'infinità. Ha tirato un'areola? Non ci riuscirò mai a farle. Guarda con quelle due zannette. In che multiverso andiamo? C'hai sempre una fortuna spacciata. Quindi siamo senza katana nel deserto, al Cairo. Raga, vedete, qui gira a 60 frame. Guardate che fluidità. Tocca un miraggio di Cheshire tre volte mentre vaghi nel deserto. Questo si chiama Tuma. Si chiama Tuba. Invece ho sbagliato. Un po' ho sbagliato. No, si preoccupa, cucciolo. È morta? Sta pensando, che cazzo faccio, mo? Ah, me la mangio. Madonna, pensavo l'avesse buttata via per un attimo, ragazzi. Viola e Cheshire sono uniti in anima e corpo. Ciò che cerchi è sotto la sabbia. Premi ZR per scavare con una pala. Con una pala gigante. Madonna, guarda che culo, Tic! Mamma mia! Può saltare? Sì. Vado. Vado, padroncina. Ti trovo tutta l'acqua, ti trovo. C'ha il campanaccio anche per farsi trovare. Sicuramente ce l'ha per farsi trovare, ora che ci penso. Sentite questa musica Wenster, perché? Raga, non sto capendo. Oh, eccola. Ma vaffanculo, un'ora per cercarlo e manco era acqua. Ce l'abbiamo, Eurica. No, affoga così. Non credo funzioni. Ecco, morto. Affogato adesso. Ah, non mi sa, gli ha detto prego. Gli ha detto prego. No, ma perché io sto sbagliando? La cosa del parry, ragazzi, non è alla Dark Souls, è proprio una mega finestra tenendo premuto. Eh sì, ho capito come si fa il parry, è molto... Madonna, io cercavo di... Dovete tenere premuto, non è istantaneo. Eh sì, ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma c'ha una finestra che è grossa come un cazzo di bugler di Dark Souls con 27 frame. Ma perdoni, ma che mi vuol dire? Io pensavo fosse click, cioè parry, pum. No, no, voi dovete, quando vi sta arrivando un attacco, tenere premuto e c'ha una finestra che è grossa così in cui ve lo attiva. Ok, tutta di parry. Guarda quanto è grande la finestra. Cioè, è una roba incredibile. Perché ovviamente più lo fai preciso, più dura. Però cazzo, direttamente da Kingdom Hearts lui. Greve, è morta? Porco Dio, che cazzo di foro ha nel petto? Devil Trigger? E anche lei c'ha una trasformazione simile alla sua. Sembra la signora che evoca Bayonetta. Sole fate. Bayonetta 4 con le fate? Entriamo in Sao? È un attimo. Sarà qualcosa di potrebbe essere veramente una cosa che spinge su Bayonetta 4 questa.
Che bella però. Ah, abbiamo un nuovo demone, il treno da guerra. Oh, che bella che è la forma demoniaca. È da capotreno. Eh sì, diventa una sorta di... Sembra un treno motosega, diventa. Che cazzo ne so. Cazzo è una motosega enorme. Ah, è a scoppio. Ah, perché sul manico c'ha la leva per tirare. Modalità foto, vediamola così. Diventa un trenino satanico, ragazzi. Come si zoom ancora di più? Così. Guardate, guardate. Cioè, vedete questa cosa, però? Io penso che questa roba qua, tu non la vedrai, cazzo, mai. Voi questa roba, ragazzi, ma quando cazzo la vedete in game? Però gli hanno fatto l'espressione, porca troia. Qua, cioè, guarda che roba. Tutta fatta con robe strane addosso. Diventa un trenino ciuff ciuff quando fa così. Bellissima. Fortunato il trenino Thomas. Con i piedi che fa? La usa come moto. La madonna. Parigi o no? No, aspetta, raga, io faccio schifo, perdonate. Allora, non me lo dite, lasciatemi indovinare. Siamo in Francia. Memele, che cazzo è scritto qua? Memele, uè, sono de salè de... De danse. Non so che cazzo vuol dire, ma va bene tutto. Stranamente un universo normale. Ecco qua, ecco. Non fare battute che sono cose recenti e black humor. Non si può fare. Andiamo dritti. Andiamo dritti. Ti scherzo, ovviamente. L'esercito dei golem dei mimic. È pure una rana di merda perché siamo in Francia. No. Sei caro. Solo noi italiani possiamo dare delle rane ai francesi. Per favore, che cosa mi fai? Ci ho pensato a troppe cose. Il black humor è dietro l'angolo. Il ban. Non si può dire più cazzo. Però che bella, che è molto... Allora, so che non dovrei dirlo della Francia, ragazzi. Però... Ma coglioni, bravi. Perché siamo in Francia, qua Jean sarà tipo... There it is, our new prize. Mon fille, do a sweep of security. I have you now, Papillon de Hombre. No one is above the law. A pleasure as always, Inspector Enzo. Enzo! Let's see how pleasurable you find jail. Plus, there's trouble. We've no time for the likes of him. What? Scusa, ma chi è tra le due baionetta? No, è quella a destra, è la bionda baionetta. Sono due baionette. È baionetta e la madre? È baionetta e la madre? È vero, non c'è Jean. Perché ho detto, scusa, perché cazzo sta con la maschera alzata, porca troia? Non è possibile. C'è la madre. L'ispettore Zazasimo, Lupin Lupin, così. Ma io sto adorando, dai, che bello, ci fanno rivedere Rosa. Ci fanno rivedere Rosa. Che bello. Quindi ci sarà un altro momento madre figlia. E maman. Trovate il coso e mamma. Oh, che bello, cazzo. Inizialmente ho detto, scusa, ma perché Gian c'ha una delle due c'ha? Poi ho visto che entrambi avevano gli occhi azzurri. Gli ho fatto, aspetta, no, c'è problema di qualcosa. Mi sa che è arrivato Zazà, veramente. Sì. Ma che cazzo c'era scritto? Cambio formazione. Per cambiare formazione in base alla situazione e ottenere così un vantaggio. Formazioni Y e X. Questa è un'altra cheat a Pokémon. Mentre quando sta in forma di X... Ah, è stazionario. Ah, diventa un satellite. Ah, le vedete le mie retine rotte? Però io continuo a dire, ma vedete quante cazzo di idee di game design, di level design, di puttana Eva gameplay, di tutto se son inventati. Cazzo di armi ha la mamma di Bayonetta? C'ha dei cazzo di lanciarazzi, i cosi di Attack on Titan. Non dobbiamo fare a pizze con mamma. È uno scudo! C'ha gli occhi verdi! È stata corrotta! Armi pesanti contro pesanti! È una marionetta! Che bello! Qua immagino che se stai con le armi pesanti, difficilmente puoi sfondargli la difesa. Beh, che è diventato Luxor di botto? Oh, bella combo che mi è riuscita. Guarda che bella che è corrotta da...
Raga, ma io c'ho il cazzo duro. Non si dice. Ma bellissima che è. Bellissima. Giustamente, io infatti ho detto, lo stavo pensando quando ho visto che c'aveva quelle armi, che lei fin dal primo Bayonetta te la fanno vedere che va sui corazzati, è molto più grezza rispetto a Bayonetta. Bellissimo, fa il sentimento, esatto. Ma è veramente Zazà! Un ballettello è diventato. No, Enzo, togliti dal cazzo! C'ha la trazione della 500 di Lupin, più o meno, ragazzi. La 500 di Zazà. Questa è veramente per i vecchi, perché il film dove va sulla 500 Zazà di Lupin è come la morte, è vecchio. Ah, ma perché li rende invisibili? Ma chi ci aveva fatto casa sta cosa, raga? Ma zero proprio. Questo sembra molto l'inizio di Nier, con tutti i cambi di inquadratura. A voglia. Mi stai evocando? Cioè, vedete quanto sono più grezze le sue evocazioni? Tenaglie. E come si gioca su Kingdom Hearts con la gamiship, schivate costanti mentre si spara. Cioè, guardate, c'ha un esercito dentro quella cazzo di torre, sta donna. No, dai, non gli fate ammazzare la madre, povera. Che cazzo, però. Madonna mia. Tanto la riconosce come la figlia. Che cazzo, comunque non ci può stare. Ma non possono essere mai felici questi personaggi. Ma che cazzo. Eh sì, madonna mia, che depressione, cavolo. Vabbè, li stiamo liberando, vediamo il lato positivo. Mica, comunque in questo universo Bayonetta greve, perché sta ammazzando un sacco di persone. Fa tanto la dura, ma Bayonetta sotto sotto, madonna, proprio zombie, sotto sotto è tenerona. Gomorra? Eh sì, perché Ava Vago è Gomorra. Consiglio di distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Non me la mette così, gioco, che già mi sta più a male. Vedete, comunque possano finalmente riposare. Gli dispiace, cazzo. Perché lo dice fin dall'inizio, impara a combattere anche per gli altri e non solo per te stesso. È diventato un Musou adesso. E questa comunque è la cosa che dicevo. Questo gioco di Bayonetta, rispetto agli altri, nelle cutscene è molto più serio. Cioè, lasciamo perdere Michael Jackson, per carità del cielo. Sotto sotto comunque Bayonetta. Però nel toto è molto più, non maturo, però più realistico. Giustamente lui controllando l'arcieva. E che fai? L'ammazzi? Se l'ammazzi distruggi l'universo. Chi cazzo evochi di Arci sto giro? Peccato, ci sarebbe stato bello una torre tipo che faceva all'Eiffel. Good evening, mistress. Is this the new recital stage? Balzebul, sirena della calamità. E tu sei una cantante, visto che sei la rana. Che bella. Però vedete che, cioè, giustamente ha la bocca tagliata come il demone giapponese. Che bello! Ma adoro!
Ok, è molto più semplice. Ma che bello! Ci sono i... Oh mio Dio! Che belle... Ma raga, ma che cazzo stai a dire? Ma bellissimo, ogni cosa darci comunque l'hanno fatta unica. Alzate gli accendini. Il copyright sta roba, boh. Senti come sta andando, cazzo. Che bello. Ah, così gliela stacca. Ma io sto adorando. Giustamente la true form della rana. La true form della rana è la cantante. Ma che bello. Ma che cazzo stai a dire? Questa baionetta penso che sia effettivamente l'unica che non ha più il sorriso. È l'unica baionetta dei vari giochi che ha perso il sorriso. Negli altri, anche quando proprio c'è, sai, la morte, stammo a perde, lei comunque è sempre su di morale, sempre col sorriso, trova il modo per rigirare la frittata. Mentre questa si sta veramente a deprime. Sta veramente tanto a deprime, mi dispiace. Sì, perché giustamente vede che in ogni universo che è andata è esploso. È vero, ha visto tutte le sue stesse a morire, cioè nessuna ce l'ha mai fatta. Madonna mia, raga, che depressione. Allora mi ritiro tutto quello che ho detto. Cioè, se sta bene col personaggio, il perdere la quel feels di Bayonetta c'ha quasi senso. Cioè, anch'io non sarei come in Bayonetta 1 e 2 se avessi visto quello che ha visto sta Bayonetta. Ero poco in vena di scherzi pure io con queste robe. Sì, all'inizio era molto più come negli altri, poi piano piano la realizzazione potrebbe diventare una Dark Eva, lei, sai che figo. Ah, è un microfono, è uno stand di un microfono che lo usa come lancia. Bellissimo. Ah, non lo può caricare. Spizziamo. Giustamente c'ha le pupille a cazzo. C'ha la bocca sventrata perché è una rana. Eh sì, c'ha tipo danzatrice. Dietro c'ha le cosette. Bellina questa. Mentre quest'altro lo sparo. Bellissima comunque. Cioè, il togliere comunque la possibilità di mettere equipaggiamenti a mani e piedi, dici ok, ti toglie delle cose, però invece ti dà possibilità di fare roba nuova, no? Mentre quando fai così, plana tantissimo. Vediamola. Ma è una maschera, infatti è una maschera. Lì sotto c'è, tra l'altro hanno modellato anche lì, vabbè, molto piccionaia, con le alucce, le zampette, madonna che zampette, un paio di cazzo. Bello veramente comunque. Ah, devo affrontare la nave. Aureole. Mega fortezza aerea. Minchia, questa quanto ricorda una di quelle cose demoniache. Bazaar, chi è? Cosa? È Madame Butterfly. Minchia, ci ho preso. Ormai me le ricordo pure in quella lingua strana. Che bella la musica. Oh. Allora, Pony, mi stanno a tremare le mani. Tanto la comandiamo. E vabbè, questa roba col... E invece volato come una pera cotta. Piccolino. E anche il nostro caro fidanzato Lupo Mannaro.
Perché lei non lo vuole ammazzare. Giustamente, da una parte. Lui è l'Adamo Oscuro. Ma non... Oh. You frightened, Luca. Your hands are shaking. Ma pure le mie, mortacci tua. Oh, non ci stirà così, te prego. Ah, ok. Dio mio, raga, per un attimo ho avuto il panico che morisse. Ok, dice se non funziona la parlata. Se non cambi moveset, mi sa che la vedo difficile. No, oh, Dio, non parlare, non fare come Artorias. ma secondo me alla fine o dovrà ucciderlo o lo dovrà sottomettere come demone. Quello è l'Adamo Oscuro. Buonasera anche a te, Liquid. No fucking right to call me by that name. È incazzata perché solo Luca può farlo. E quindi andiamo con stile. Se resita un paio di cazzi. No, non posso, mi devo trattenere. Parla. Devi parlare però. Perché se no temeno. Devi parlare. Perché se no vado in full cazzo, eh. Io lo sapevo che si andava a finire. Sì, la canzone lo stavo a pensare anch'io adesso. Dio madonna, ma perché? Deve andare sempre tutta a puttane. Era sempre un po' malinconica sta cazzo di canzone, però Gesù santo. E la mia unica speranza è che stiamo uccidendo l'Adamo Oscuro e non Luca, ma credo di sì perché è l'oscurità che gli è uscita da dietro. Ah, sì. Qua, Kingdom Hearts, la luce dei bambini. Ah no, ho sbagliato. Ah no, è vero, è quel coso che ha evocato... Ah, era lei. Ok, lui sarà quello con i capelli bianchi. No, ok, è proprio lui. No, sì, c'è sta anche quell'altro, ok. Luca. Fear not, for he is at peace. It seems we have been drawn into the Alphaverse. Ok. Perché? Ma che è diventato solo un pupazzetto adesso? Cosa? Bayonetta, come here. La stava per chiamare mammi. Ha fatto no, che cazzo sto di boni. Oh, mi chiamate che cazzo di palla curva che ho fatto? Oddio. Greve, infatti. Ha preso... Cioè, col cazzo che me ci metto io. Ha preso un altro... Che ha trovato là per terra? Una carta? That means the real singularity. Fuck. We've been had. You have been very helpful. But that will be quite enough. Ma figlio di puttana. No, dai, non mi fa morire Giante, prego. Goodbye.
Our time together was short, but unforgettable nonetheless. Infatti ho detto mesi. Sempre a provare a parare il culo a tutti, ci ha stiato Gian. Tocca ammazzarlo di botte. Io spero ci sia non un cazzo di gimmick. Mi devi dare un 1v1. Io ti devo aprire di legnate quella testa pelata che ti trovo. Io te la devo spaccare. Madonna, Bayonetta in questo momento sta, dice, Madonna, deve aprire, esatto, deve aprire la testa a qualcuno. E vedete, sì, si è evoluta quella cosa che lui ha sul petto, perché sono tutti i cuori di vari Arciadamo. Lui lo trovavamo in tutti i cazzo di universi. Ecco anche i cazzo di codex. Io mi sono letto vari codex, e in ogni codex, tipo in quello della Cina, ci sta la nostra cara Bayonetta cinese che dice, guardate, mio marito l'abbiamo trovato morto. Come faccio? Devo diventare il nuovo generale, cazzi e mazzi vari, non sono forte come lui. E lui in quella stanza nera, quando siamo andati con Viola probabilmente, si stava smangiucchiando o assorbendo, assorbito, che cazzo ha fatto? In ogni universo in cui siamo andati lui ha assorbito l'Arci. Perché infatti mi chiedevo, figa, troviamo la Jean, troviamo Bayonetta, troviamo Enzo, troviamo pure zio Checco, troviamo tutti. Perché non vediamo mai un figa di Luca? Non vediamo un figa di Luca perché se li mangia tutti lui. Ok, quindi lui adesso è diventato un'entità multi... interdimensionale? Che cazzo? Ok, è il nostro, ma c'ha dentro anche la Madonna. E date questo bacetto, su, 37 giochi. Brava, girati che mamma e papà devono fare Viola 2. Non la faranno ancora, la chiameranno Violetta. Later, Violetta. Ci ho preso? Scusa, io scherzavo. Io scherzavo che, perché infatti ho detto scusa, ma Chiara chiama Bayonetta Seresita. È strano che non chiami Viola, no? Con un nomignolo. E ce l'ha chiamata. Perché giustamente lui, avendo tutti i Luca dentro di sé, c'ha anche il papà di Viola. C'ha anche il papà di Viola. E gli ha dato il lecca-lecca, perché giustamente lei, essendo figlia di Bayonetta, gli piacciono i lecca-lecca. Vabbè, ormai devo stare a dirle queste cose. Dove siamo? New York, Manhattan. Dove abbiamo iniziato? Chiara, io sono ancora scosso per Gian, porca madre. Qualcuno sponi che mi devo sfogare. What are you doing here? This is a world of my definition. You do not belong. But here I am, and that's the truth. Maybe you forgot to carry the one. Ti prego, non diventare una cazzo di gimmick, perché ti devo prendere a legnate. Che motta faccio, usa quella vera del sedia a rotelle. Singularity caotico, dia che? Ah, perché non c'ha ancora un nome, visto che l'ha fatto ora? Oh cazzo, no? No bueno. Ah, cazzo, è riuscito a uccidere anche la... Due! Fai il mio sorrisetto, per favore. Sta facendo anche i versi! Non so se si è sentito, ragazzi, ma stavo facendo i versi, stavo facendo Kame. Basta. Chi ha detto che Bayonetta 3 non è brutto come gioco? Non sa un cazzo. Non sapete, no, mi dispiace, ragazzi, non sapete un cazzo di videogame. Andate a giocare, non so, ad Animal Crossing, bellissimo gioco, ma almeno vi rilassate. Oh, Madonna. Madonna, te posso menare finalmente! Quanto è per Dio! Ma stai a cuccia, pezzo di merda! Anzi, dove stanno? Dammi le mie mani normali! Dammi le mie mani normali! Per Dio! Lui va seccato con le armi base! Ma stai a cuccia! Questa si fa proprio base! Madame Butterfly e cazzotti base! Sì, sì, io sempre, Slava! Per chi è stato qua durante tutte le stagioni! Stagioni, tutte le serie!
lo sa. Madonna, sventralo come una papera. Madonna, sì, vai. Aspetta. Ha preso un altro se stesso. Era morto ma ha preso un altro sé. Ah, i gemellini. I gemellini cuccioli. Insieme. Bravi. Mettiamo tutti i boss alla fine. Sei sicuro di questa scelta? Vai. Ah, che questi glitch sono lui che si cambia. Belli, quindi è una battaglia eterna. È una battaglia senza fine. Deve seccare tutti i singolari, praticamente. Oh, queste sono le baionette. Guarda quante ce ne sono, tutte diverse! Ognuna affronterà il suo! C'è sta anche Jean. Your attention, please. Oh. Clearly you haven't been paying attention. Avenger Assemble, cazzo, veramente. Power Rangers. Raga, ma io mi sto emozionando, eh. Non sto a scherzare. Quando ho visto tutte le nostre baionette mi sono emozionato. Vabbè, ovviamente spariscono perché devono sparire. Però mi stavo emozionando. Oh. Ah. Questa è la musica di Jean, tra l'altro. Let's go. Questa è la musica di Jean quando salva Bayonetta nel primo nello spazio. Stai da sola? Sto giro sì. Datemi una chema, state buoni tutte e due, li mortacci vostro. Oh. Fatto respirare, aria, sì, ci serve, madonna, dell'ingoronata. Sì, tra l'altro qua un'altra roba greve, perché quelli sono tutti i cuori che se ne sono andati a fanculo. Oddio, madonna, perdonate. Ci mancherebbe soltanto che adesso combatte con la mamma. Sta di trasformare. Madonna. Singularity assoluto. Madonna, questo è dimensione specchio. Stiamo tornando sempre a quel punto. Identico. Inizialmente solo la forma è tutto, ma questo è proprio quel punto. Coloro che lottano. Ok. Bella comunque la musica. Siamo come all'inizio. You're not getting nervous, are you? Sì, uguale all'inizio.
Madonna, sembra quasi proprio la cosa che deve finire in quel modo. Ma che sia che alla fine quella che deve ucciderlo è Viola e muoiono per forza tutte le baionette. No, dai, pure... What? Bastard! Ha detto alla fine. Aspetta, quella pistola non era... No, aspetta, ho visto una pistola familiare. You didn't cry while I was gone. Ma che cazzo stai a dire? Ma cosa cazzo stai dicendo? Quindi lei è la figa di bambina che lei riporta in Baionetta 1. E quella bambina gli ha fatto anche pi in testa come quando la prende la prima volta. So che è un momento catartico, torniamo. C'hai anche il Neo qua, quindi sei la nostra. Ok. You all seem to be having a good time. Hopefully rude of you not to invite. Tanto c'è la musica del primo. Intanto c'ha lui. Se non me lo devi presentare, lo conosco. Lo conosco. Guarda quanti demoni. Women of our caliber don't need invitation stuff. Right. E adesso è passata a quella del secondo. It looks like only the three of us made it this far. Ah! Sono enough, yes? To prove phenomenal affirmation isn't absolute. Sono le tre baionette, cioè sono le tre baionette più forti che sono arrivate fino a questo punto. Just try to predict what the lot of Che belle cazzo. Ma scusa, ma quindi c'è con le cose del mana del primo. Vabbè, andiamo. Tanto c'ha le combo del primo, eh sì. Quindi posso fare questo. Sì. Vieni qua. Pezzo di merda, io Baionetta 1 l'ho devastato, ti spacco il culo. Ma vai a cuccia. Ma cucissima. Adesso fammi usare quella del 2, ti prego. Che bello che poi si parano il culo a vicenda, no? Zio, non... l'hai detto tre volte. Tre volte è successo qualcosa che mi ha fatto alzare da sta cazzo di sedia. Non lo ridire. Perché avrò sputtanato il microfono e qualsiasi cosa del mondo.
Il momento con lui non so se farò schifo con lei. Bellina. No, zio, tu dovevi fare tutto in questo momento. Tutto fuorché menare lei. Vabbè, ho capito, ma adesso... Cioè, l'unica è che spawnano tre rosa. Cioè, l'unica cosa che mi può far alzare sta sedia sono tre rosa. No matter how many of me there are, that doesn't change. That's my unshakable truth. And your so-called truth. And in this very instant. Bello che mettono le pistole tutte insieme. I loghi che si sono uniti. Stiamo blippando anche noi come lui. Ok. Vabbè, siamo... Ma che cazzo sono sti attacchi? Ah, che belle, che danzano insieme. Scusa, fammi vedere come danzano. Oh, guarda che belle. Ma lui si è innamorato, come... Vabbè, lo capisco. Lui si è innamorato, sì, lo capisco. Tanto questo si rifà al quasi al 2. Eh sì, letteralmente una gelateria di baionetta però. Cioè avete qualsiasi cosa, ragazzi, ci sta ogni versione. Anche se alla fine secondo me ci deve stare. Ma ancora. Lei ogni tanto arriva. Sneak attack. Ma tanto mo ne torna un altro. No, tecnicamente ci dovrebbero essere. Luca, sono io quando ci provo con le donne. Non riuscivo a trovarmi. E beh, ma come fai a non guardarlo come uno scemo, Luca? You never cease to amuse me, Luca. I could imagine worse men to spend my last moments with. Hey, you're the only one I want by my side. We've got to keep her safe. Okay, fine. I know. She's the one who's going to keep our truth alive. Alla fine... Oh, ha cambiato colore. E alla fine è diventato, non dico il demone. Che bello combattere con Luca. In tutti i baionetti è una cosa che non mi sarei mai sognato. Aio.
e l'anima di Seresa, come è successo a Jean nel 2. Se la portano all'inferno. She's okay. Seems like we always find each other whenever she needs us. And we've already come so far. Fate brought us here together, and it will never tear us apart. We'll always be together, Seresa. No, Luca. We've always been together. My clumsy, lovely fool. Forever be in my heart. Li portano tutti e due. Daddy. Mommy. Ci si tira Lugo, ci si tira Baionetta, eh? Perché non entrambi? Cazzottone sui denti, crediti di fine. Ah, vabbè, questa è la danza finale e calma che c'è in ogni Baionetta. Cioè, se dovessi ipotizzare così alla cazzo, è che tanto in ogni universo di Baionetta, dei 1500 che abbiamo visitato, che esistono, insomma, potenzialmente, se Baionetta è abbastanza forte, cazzi e mazzi vani, sarebbero dovuti andare a parare tutti in quella boss fight finale. Se la cinese ce l'aveva fatta a vincere tutto il cazzi bus che è, avvia, combatte, sopravvive, sarebbe arrivata a un punto dove anche lei avrebbe incontrato Singularity, se l'avrebbe presa un culo, cazzo, e sarebbe finita anche lei in quella fight del genere finale. Nella fight del genere finale c'erano Baionetta 1, 2 e 3 perché sono state le baionette del multiverso più forti o le uniche che sono effettivamente arrivate oltre il tutto. Cioè, se sono fatte tutto fino alla fine. Però bello, continuo a dirlo, è un concetto di multiverso De Cristo, perché c'ha senso. Posso confermare che questo gioco mi è piaciuto tantissimo, sì. Ma sì, ma Baionetta 4 sarà sicuramente qualcosa di scollegato da demoni, angeli e umanità. Sarà qualcosa di ancora sopra, sicuramente con Viola, e c'entrerà sto mondo peculiare, sta cazzo di oscurità dentro le persone. Poi magari, beh, sono tutto orecchie, perché c'ho nella testa, c'ho ancora quel finale fantastico, porca troia. Personalmente dopo questo finale è passato sopra ad ogni mio gioco di Baionetta. Io avevo voluto una trama più sistemata, perché è molto confusa, secondo me gestita male, però è bella. Sì, sai che perché diventa confusa? È che la solita cosa che dico, tu quando infili cose come il viaggio nel tempo, che già tra Baionetta 1 e 2 faceva un puttanaio, infili il multiverso, fine. Perché se tu metti cose come il viaggio nel tempo, il multiverso, realtà alternative, diventa un puttanaio. Se dovessi giudicare il tipo di multiverso che ha creato Baionetta, è qualcosa di incredibile. Quello che ha creato questi tre giochi è stato qualcosa di bellissimo, perché effettivamente, mo non so nel micro coso, tutto torna. Cioè, nel microsistema delle varie dimensioni, linee temporali, cazzi, almeno torna la roba. Come la cosa da Baionetta 2, che
faceva quelle robe che si ricollegavano al primo, adesso che l'uno e il due si ricollegano a questo, il multiverso, è fatto veramente veramente bene. L'unico fatto è che diventa un puttanaio su cui ragionarci, però sono riusciti a dare un senso, perché secondo me se la sono giocata molto bene sul dividerlo in più capitoli, introducendoti piano piano le cose, perché se t'avessero fatto fin dall'inizio quel puttanaio non ci capivi un cazzo. Cioè t'hanno fatto ok, il primo singolo posto di merda, cioè uno, secondo tempo diverso, linea temporale, altra linea che si interseca per bene, mentre il terzo l'hanno fatto col multiverso. Quindi hanno fatto bene a dividere 1, 2, 3, perché effettivamente tu finivi il secondo facendo oh cazzo, c'ha senso, perché l'inizio del secondo si ricollega sia alla fine del primo, alla fine del secondo, creando sto puttanaio. Gestita veramente veramente bene. But for someone who's grown so much, perhaps the gift of a new name is in order. Magari cominci dal primo che è su PC. Thanks, mommy. È ora che prendi un nuovo nome. L'ho visto io, ha detto Bayonetta. Certo, diventa farfalle. New York a Manhattan, quindi si è sistemato tutto. Ok, è tornato tutto bene. Ok, le porte dell'inferno. Il nostro Enzo del primo universo. Jesus, that hurt. Watch where you're going, asshole. Oh, it's you. Get that prescription check, will you? Hey, hold on. Se siamo tornati indietro, sì, è vero. The adder almost took my head off of that. Ha le cuffiette. Perché? Huh? Oh, no. Nobody, you know. Ah, è viva anche la moglie di Enzo. Ha la sciarpa di Luca. Vabbè, è il leccaculo della moglie. Ah, adesso la chiamerà Bayonetta. Chiama la Bayonetta. Tuo padre. Scuola è chiusa oggi. C'ha anche gli occhiali. C'ha la sciarpa e gli occhiali. Si è spenta la stampante. Che tra l'altro spiega anche perché che lui sia uguale in tutti i multiversi. Il fatto che lui abbia le carte. Lui abbia tutti gli oggetti peculiari dell'uno e del due, no? C'ha le carte. Non sa usare la katana. Quindi non è la nostra Viola. È una Viola ancora alle prime armi che non si è addestrata con la spada. Bayonetta. Bayonetta. Ok, grazie. Ok, andrà più sul comico il prossimo. Ok. Let's dance, baby. Ok.